rischiamo che anche la medicina generale in qualche modo fa debacle e quindi non c'è più un filtro per l'afflusso al pronto soccorso e agli ospedali. Quindi quelle migliaia di contatti che noi stiamo garantendo ai cittadini se li trova tutti un unico pronto soccorso. Quindi basta per capire che l'ondata spazzerebbe via l'ospedale e tutto il sistema sanitario. A lanciare l'allarme adesso sono i medici di medicina generale che tramite la Federazione Italiana dei Medici di Famiglia di Arezzo denunciano l'insostenibile situazione che si è creata a seguito dell'aumento esponenziale dei contagi e delle procedure connesse. Siamo presi d'assalto perché evidentemente siamo il primo punto di riferimento dei cittadini, per cui i cittadini ci contattano sia per le attività ordinarie, cioè perché hanno bisogno di venire in studio, perché hanno bisogno di ricette, perché hanno bisogno di consigli, sia perché in qualche modo sono un po' disorientati dal fatto che non trovano altre risposte dal sistema, per cui chi deve fare un tampone noi gli mandiamo ora con le nuove disposizioni una richiesta dematerializzata, ma non sempre l'app dove devono andare a prenotare funziona, quindi richiamano. Chi è per esempio un contatto di positivo avrebbe bisogno di informazioni e chiede a noi. Quindi diciamo che l'attività si moltiplica. In più, come tutti penso sappiano, stiamo facendo le vaccinazioni antinfluenzali che ci occupano già quelle dalla mattina alla sera, perché il numero di vaccinazioni che tentiamo di raggiungere è estremamente importante ed elevato, in accordo ovviamente con la regione e con l'azienda. Quindi noi siamo già sott'acqua. Tenga presente che noi stiamo facendo anche, quasi tutti, diciamo su Arezzo, la sanità di iniziativa, cioè il controllo attivo dei pazienti con patologie croniche. Per cui il tempo di lavoro è sempre quello. Una giornata ha 24 ore. Quando ne ho lavorate 12-13, di più di quello non c'entra. Quindi è una questione di non mettere altri compiti oltre quelli fattibili o di fare una priorità nei compiti. E sempre dalla federazione era arrivata anche la richiesta di garanzie alla regione dopo la firma dell'accordo nazionale sui test rapidi di accertamento del Covid da parte di medici di medicina generale e dei pediatri. A fronte dell'ipotetico obbligo per ogni medico di fare i tamponi rapidi nel proprio ambulatorio, che avrebbe creato rischi per i cittadini perché avrebbero trovato in sala d'attesa pazienti potenzialmente positivi, sovraccarico di lavoro per i medici, la necessità di avere DPI e tutto il resto, noi praticamente abbiamo sostanzialmente trovato un punto di caduta con la regione, per cui la medicina generale, non il singolo medico, si rendono disponibili per aiutare per esempio le linee di prelievo drive-thru per i tamponi, il fatto di poter fare le richieste di tampone ai pazienti che sono contatti di positivi al termine della quarantena. Poi niente vieta che chiaramente il singolo medico, avendo il tampone, se si trova di fronte a un paziente e ha bisogno di fare una diagnosi, utilizza anche il tampone a livello personale. Da qui l'accorato appello dei medici di base. Anche noi dobbiamo essere aiutati. Prima di tutto dai cittadini, i quali dovrebbero capire di telefonare e di venire da noi solo quando è veramente importante. E poi anche dal sistema, che ci deve in qualche modo proteggere. Poi non guasterebbe anche ogni tanto un cenno di apprezzamento, perché i medici sotto pressione, il burnout è vicino, e quindi già il fatto di dire però grazie di quello che state facendo, cosa che forse in questa città, in questa provincia un pochino manca.